mi piace tutte queste cose antichissime. Una tavola della casa del contadino, tra bruschette, peperoni, e formaggi, di tutto e di più, e anche pasta, Sì, le e ce lo pasta. dice la signora Anna Maria. vestita da pacchiana, più il pastore. Vediamo, Anna Maria, che ci dice di questa serata, di questo tavolo, che avete, questa tavolata, e con questo ambiente, questa casa tutta rovinata, il soffitto Invece fatto il di soffitto è fatto di travi legni. di legno, di quercia, credo, sono tantissimi anni, quindi, e abitavano qui, diciamo, dove facevano la cucina, il fuoco, il forno per il pane, e ci mettevano anche gli attrezzi di lavoro, la cullina del bambino, Addirittura la culla, poi vedi? c'era il bacile con la brocca dove si lavavano le mani, il viso, Quando si alzavano e gli attrezzi già insomma. pronti per andare in campagna, Sì, ecco, ecco. falce, Sì, sega. no, Ecco, sì. Posso parlare con lei? adesso sì, certo, che ci dice? Ecco, qua ci mettevano, diciamo, gli attrezzi per la campagna con le bestie, rientravano la sera, uscivano la mattina con le bestie, rientravano la sera nel paese. Entrava, ognuno aveva sta piccola casetta, perché qua dormivano, mettevano là il letto. Forse C'avevo il 10 per camino, 10 10 metri per quadri, 10, no? e ci stavano delle 5, 6, 7, 8 persone pure. Vivevano, Che prima, sì. quando ero ragazzino io, si vedevano queste case che abitavano qui dentro. E c'erano le donne anziane, chi faceva il pane, chi Infatti, ecco, lo lavava il vediamo pane. dal Sì, c'era il caminetto caminetto e il al forno forno. a legna, si Certo, riscaldava si l'ambiente, cioè è riscaldava l'ambiente, importante. era più importante, con i ragazzini. Poi anche forse il braciere si usava. Sì, Si la aveva il pignata per letto, cuocere i la pignata e i fagioli, fagioli. la E pasta. poi l'angoletto dove i genitori o i nonni si vestivano, c'era qualche tenda, Sì, telo per il ripararsi. paravalo, Per una cosa, una la tenda. privacy, Paraletto. paraletto, Paraletto che ci mettevano qualche lenzuolo che non si vedeva. Era il reparto bagno, poi c'era lì il vasetto, ecco. Ecco qua, il bacino, adesso il c'è la colmato. culla, vediamo C'è qua. la culla per i bambini, per i bambini. Poi c'è pure la fascia dove si avvolgevano i bambini appena nati per poterli fare. Ecco qua. E il pastore che andava tutta la giornata, che cosa mangiava a mezzogiorno, Si se c'era portava un un pezzo di orario? pane con un po' di Un po' di formaggio, formaggio. quello era. Un po' di formaggio, un pezzo di E pane. tutti i giorni lo stesso piatto era, La diciamo, frittata, consumazione. l'uovo. Portava una frittata, che uovo, Sì, un po' le salsicce, un po' di prosciutto, La quello che fa, cicoria la cicoria, mangiavano, tutto quello che di c'era. quello che trovavano Le donne, sull'acqua. per portare l'acqua al paese, Ecco, è anche dovevano importante. andare giù alla fontana e facevano parecchi metri dalla fontana giù a venire qua, tutte col Mettevano la coccolone conga d'acqua in in testa. testa. E poi la domenica che c'erano tutti, il marito stava alla casa, stavano tutti in casa, di solito si faceva pasta a fagioli, le fettuccine, perché era una giornata di festa, altrimenti il giorno si Andavano passava alla qui. messa. Quello che nella E questa pentolino. è una pasta all'uovo fatta per poter fare pasta a fagioli. E gli gnocchi ogni tanto pure si Anche gli mangiavano, no? gnocchi, Tanto perché c'aveva le facevano, perché patate, se no c'avevano aveva la le patate, farina. c'avevano la farina, Va bene. il pane facevano i falloni, quelli rossi, pane rosso. E poi non avevano la luce, quindi si Con la scaldavano candela oppure ecco, con gli infatti, umi a con la carburo. candela o con gli umi a carburo, con lo stoppino a olio. Perché non. La cosa era quella. Ecco, infatti E riprendiamo. lo E questo è lardano. serviva per battere il grano? Sì. Come è chiamato? Poi ci sta il Il bulliccio, battitore. il Il collegio battitore, che per. bullicce per scegliere il grano. E quello per essiccare le fichi? No, O no, i no, il pomodori? formaggio, no, per Ah, formaggi. cacciarone, via. Perché si metteva il taglio al formaggio, poi si metteva qua dentro, si rigirava due o tre volte e si dava la forma della famosa marzolina che Marzolino, chiamiamo ok. oggi, diciamo. Poi questo qua già l'attrezzo si conosce, non so, questo qua è quello che tirava Il maiale. l'asino, l'asino è il cavallo che tirava il carretto, visto Capito. come la bighetta di quelle che tiravano i cavalli, questo era legato al carretto, poi là andò facevano la pipì, insomma, tutte le Sì, cose il che vaso da questo è il notte. vaso Vaso da da notte. notte. Poi E quello, poi. quello si, questo si chiamavano gli arconi. O gioco. Oggi che mettevano le vacche Le vacche o per i tirare bufali per l'arratro, le bue, arare il terreno, sì. ok. Poi la Poi falce, il c'era la forcone. falce,
la pace per cacciare il fieno. Fieno. Perché questo si trovava. Poi il forcone a due. Il forcone al due, ci stava pure quello di tre. Tre. Il panaro per mettere l'uva, per fare tutte cose. Va bene. Oh. Allora, ecco qua la casa la legna, descritta. Questo è il rastrello pure di legno, di legno che prima lo facevano a mano loro. Quindi... Allora, cosa prende in mano la signora? E niente, questa è una palara di legno fatta a mano, che quando si è ammassato le panne, che le panne è arrivato, si ci fanno le pagnottelle e si mettono dentro il forno. Questa quella più piccola, questa grande, formato no, grande. Questo è forno un po' diciamo diverso per fare i filoncini di pane, anziché di fare la pagnotta tonda, si fa... Il pane di un tempo durava molto di più, no? Oggi, il giorno dopo lo dobbiamo buttare. Sì, 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 no, perché era veramente poi fatto a legno. È una durata maggiore. Sì, sì. Fatta con l'acqua. Lievitato al tempo giusto, acqua. Lievito madre. Sì, sì, lievito madre. Ok, grazie. Questo poi è... metto in cima gli tren e faccio vedere che sono pure istruita, allora mi compro il giornale e mi metto a leggere pure a così mi dicono, se no mi dicono che sono ignorante. E allora dice che si è messa a leggere questo giornale, in nome vicino a essa ci ha detto, ma che sta a leggere? Il giornale non si vede che gli si è messa alla riversa, come fai a leggere? Essa si è rigirata e ci ha detto, oh aglio, chi sa legge? Sa legge alla rita e alla ruenza. Capito?